Leo e Jesse Halliwell rinunciarono alla loro famiglia, ai loro amici e alle comodità di casa. Viaggiarono fino a una terra lontana per servire il popolo che vive lungo il rio delle Amazzoni. Nei loro 30 anni di servizio si stima che abbiano raggiunto 250.000 persone e la loro eredità continua a vivere. Per 85 anni la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno ha inviato operai sulle barche Luzeiro nel rio delle Amazzoni per portare speranza, salute e cure alla popolazione. Nel sistema fluviale amazzonico ci sono circa 38.000 miglia di corsi d'acqua e guadi. Quando Leo e Jesse arrivarono qui per la prima volta, trovarono povertà, superstizione e malattia nei villaggi lungo gli argini. Così nel 1931 Leo progettò e costruì una barca che chiamò Luzeiro, portatore di luce. Era un modo efficace per iniziare un programma missionario medico nella regione amazzonica. Ancora oggi il battello Luzeiro è il modo migliore per raggiungere le persone. Negli anni molte barche Luzeiro sono andate avanti e indietro, trasportando medici, missionari e provviste. La flotta ora si è ingrandita con i Luzeiro 26 e 27, due battelli dalle dimensioni originali provviste di cabine letto per i medici che rimangono a dormire fuori. Ci sono anche due barche più piccole e più veloci, usate nelle situazioni di emergenza. Si chiamano Jesse e Luzeiro Express. Al momento l'Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso, ADRA, del paese, gestisce le barche e i gruppi di volontari. Il progetto continua, ainda oggi. Il progetto va avanti perché i bisogni sono ancora tanti. Ci sono molte persone bisognose di aiuto e tanti volontari che vengono via dalla città per trovare felicità e gioia nel servizio verso queste comunità remote. Fanno del loro meglio, vogliono adoperarsi per cambiare la vita delle persone. Quindi attraverso questo progetto con le barche Luzeiro, l'educazione sanitaria arriva nei villaggi fino alla loro porta. Veniamo con dottori e infermieri qualificati. E dopo una visita possiamo vedere i progressi, lo sviluppo dove l'assistenza è più necessaria e proviamo soddisfazione. Quindi per me è una gioia vedere un progetto di ormai 85 anni che continua ad andare avanti. È nostro desiderio vedere ancora più barche e raggiungere più villaggi, così che questo progetto possa trasformare e assistere ancora tante persone. La buona volontà delle persone coinvolte è notevole. Arrivano regolarmente professionisti specializzati in medicina, offrono tempo, conoscenze e amore. Portano anche attrezzature e farmaci e mostrano un atteggiamento simile a quello di Cristo, che rimane nella mente delle persone anche dopo che se ne sono andati via. Leo e Jesse Halliwell hanno svolto un enorme lavoro missionario nella giungla amazzonica. Una piccola clinica da loro fondata è oggi il più grande ospedale avventista del Brasile. Nella regione ci sono altri ospedali, scuole e università della Chiesa Avventista. Il lavoro zelante di questi due missionari si estendeva da Manaus a Belém per circa 2.000 miglia. Ma è solo in cielo che conosceremo la vera entità del loro ministero con le barche. Grazie per il vostro sostegno per la missione.